Siamo orgogliosi di aver ideato questo giardino dedicato alla libertà di stampa. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'Unione dei Cronisti, sempre presenti su questi temi, oggi in modo particolare. Basta con gli insulti, basta con le offese e basta con chi cerca di delegittimare la categoria e metterci il bavaglio. Oggi grande manifestazione in tutta Italia e Palermo non poteva mancare con l'appuntamento in questo giardino. Ma perché? Cosa sta succedendo secondo te? Determinate parti politiche del paese devono comprendere che i giornalisti devono scrivere anche cose che non sono a loro gradite, come funziona in tutte le democrazie. Quindi bisogna accettare la critica e a volte dalla critica arrivano anche delle risposte per delle stesse fazioni politiche che magari fino al giorno prima lamentavano queste critiche. Quindi questo significa libertà di stampa, questo significa democrazia. Noi siamo per la libertà di stampa, per la libertà dei cittadini, per la libertà del mondo del lavoro, e il mondo del lavoro per noi è fondamentale che ci sia la libertà di stampa nel raccontare la realtà vera del nostro paese e non stare tutti dietro in retroscena. Credo che sia fondamentale in un paese civile avere una stampa libera, libera da ogni condizionamento economico di appartenenza per svolgere un ruolo fondamentale in tutte le democrazie. Dove non c'è libertà di stampa non c'è democrazia. Oggi è un giorno per difendere la libertà della stampa per gli attacchi inaccettabili contro chi cerca di promuovere la conoscenza che è il fondamento di un sistema democratico ordinato, una conoscenza di opinioni e di fatti che è fondamentale in un paese che vuole essere libero. C'è il rischio di creare una condizione di protofascismo, una condizione inaccettabile, e qui siamo qui insieme con i cronisti, con l'Unione Cronisti Italiani, con i quali abbiamo istituito uno spazio verde, l'unico in Italia che si deve appunto a un'iniziativa dell'amministrazione comunale dell'Unione Cronisti per ricordare l'importanza della libertà di stampa.